Ciao, il riff che ti spiegherò oggi è il numero 5 del mio metodo Bass Blues Licks e andiamo a vederlo perché è un blues in minore. Infatti nella pagina poi vedrai anche qual è la struttura del minore che differisce rispetto al maggiore, anziché passare dal quinto grado sul quarto passerà dal sesto minore al quinto e poi chiaramente utilizzerà degli accordi minori. Il primo accordo è un Mi minore ed io parto dal suo quinto grado, quindi Mi minore, andiamo a prenderlo più o meno in questa zona della tastiera, sarà quindi il nostro Mi di riferimento al tasto 9 della corda di Sol. Parto dal suo quinto grado, che è la nota Si, quindi tasto 9, corda di Re. In questo caso farò Si, Si, Re, Mi, Mi, Sol, con questa diteggiatura, dito 3 sul Si, 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 Re, quindi 3, 3, dito 1, corda di Sol, tasto 5, nota Re, Si, Si, Re, poi, come anche indicato nella partitura, faccio uno slide dal Re al Mi, al tasto 9, e quindi cado sulla mia tonica. Si, Si, Re, Mi, Mi, Sol, col mignolo, vado a prendere il Sol al tasto 12, e poi c'è una discesa che ha un carattere blues, infatti utilizza delle porzioni della scala blues minore. La scala blues è una scala minore, è una pentatonica, scusa, minore, con la quarta diesis, quindi è composta dalle note Mi, Sol, La, La diesis, Si, Re e Mi. In questo caso la faccio discendente, in terzine, Mi, Re, Si, Si bemolle, La, Sol, Re. Non vado sul Mi, ma vado sulla settima minore, il Re, al tasto 10 della corda di Mi. E cercherò anche di vibrarla un pochettino, se mi riesce, ok? Provo a farlo lento. Si. Bene, poi porterò sul quarto grado la stessa diteggiatura, quindi il quarto grado di Mi è La, ok? E io parto dal suo quinto grado di La è un Mi, ok? Acuto, tasto 14 della corda di Re, quindi uscirà fuori Mi, Mi, Sol, La, La, Do, e poi la scaletta blues discendente che parte da La e finisce sul Sol basso al tasto 15 della corda di Mi. La diteggiatura è la stessa quando ero in Mi, chiaramente, anziché partire dal tasto 9, partirò dal tasto 14. Poi ritorno sul primo grado per due battute, poi una battuta di Do settima e una battuta di Si settima. Allora, in Do, chiaramente essendo un riff sviluppato su due battute, io dovrò fare una scelta. In questo caso utilizzo la prima battuta di riferimento. Questa è una battuta in Do, quindi partendo dal Sol, 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 Si bemolle, Do, Do, Mi bemolle, poi vado in Si, Si però parto dal suo quinto grado, che è Fa diesis, La, Si, Si, Re, e poi ritorno sul mio primo grado, sul Mi, quindi partendo di nuovo dal Si. Proviamo questa parte, quinto, quarto, che scende al primo.
avrei potuto anche fare un'altra scelta, sul quinto mantenere la prima battuta, primo riff, sul secondo invece fare la scala discendente, però devo spostarmi chiaramente in Si e quindi partire da Si e poi ritornare sul primo grado. Bene, spero che questo video ti sia utile. Dai un'occhiata agli altri miei video, al mio lavoro sull'ebook e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto, Carlo. Thank you.